Ed eccoci a poche centinaia di metri dal luminario di Piazza San Francesco nel rione Sant'Antonio per il terzo dei luminari programmati e pubblicizzati con manifesti per le vie del paese. Questo lo organizza appunto il rione Sant'Antonio con la Progiv Ausilia. Mentre il luminario se ne sta, il fuoco in onore di San Giuseppe se ne sta solo soletto e le tante frasche a disposizione fanno pensare che durerà per molte ore, la gente si accalca alla Mancicogna dove si mangia. Vediamo un attimino. La qualità dell'immagine non è delle migliori, ma senza flash, senza illuminazione non posso fare molto di più. Mangia, no, ma domani, grazie. Anche qui c'è un'animazione, abbiamo il fisarmonicista Mirabelli e altri animatori, quindi siamo a tre animazioni su tre luminari e dovrebbe esserci una quarta al luminario che non so se riuscirò a riprendere, al luminario della polisportiva giovanile di Scandale, all'altezza sopra il campo di calcio, dove addirittura oltre ai cantanti è previsto anche Mago Xavier. Quattro animazioni nel giro nel raggio di un chilometro, tutti in una serata, potrebbe quasi pensare a fare un luminario al giorno e tirarla per una settimana. Forse animerebbe il centro collinare crotonese per quasi una settimana. E anche da Rione Sant'Antonio è tutto, al prossimo video, se ci sarà.